Siamo a Torino per l'ottavo congresso nazionale di IGIBD, la società scientifica che ha fatto del crone della colite ulcerosa il focus del suo impegno, soprattutto a favore dei pazienti, ma anche in termini di ricerca clinica. Questo è un congresso molto importante perché si concludono i 4 anni di presidenza del dottor Fernando Rizzello e subentra come nuovo segretario, ma in realtà a tutti gli effetti come se fosse il presidente, il professor Alessandro Arnuzzi. E quindi ci è sembrato così interessante, speriamo anche un po' divertente, farci raccontare dall'uno e dall'altro cosa è stato fatto e cosa resta da fare per 3 grandi macro capitoli. Incominciamo dalla ricerca scientifica, che so essere una delle passioni del dottor Rizzello. Cosa è stato fatto? Per la ricerca scientifica si è lavorato molto. Innanzitutto si è creato un comitato scientifico che avesse la possibilità di poter aiutare i soci nell'elaborazione del progetto. Il comitato direttivo ha avuto il compito di poter trovare i finanziamenti da mettere a disposizione dei ricercatori italiani che avessero voglia di fare ricerca sulle malattie infiammatorie, e alla fine abbiamo creato anche una struttura di supporto alla ricerca, perché ovviamente i ricercatori sono sempre oberati da tanto lavoro in modo da poter dare un sostegno concreto. E questo si è tradotto in un numero elevato di pubblicazioni. Noi abbiamo in genere 2-3 pubblicazioni all'anno a nome della società scientifica, che è un qualcosa di cui può vantarsi solo il GBD. Passiamo al neopresidente, professor Arnuzzi, naturalmente senza nessun impegno formale, perché le decisioni sono poi quelle condivise col consiglio direttivo, però idealmente cosa si può fare in termini di ricerca? Innanzitutto mantenere e conservare quello che di buono è stato fatto nei 4 anni precedenti, e in particolare mi riferisco alla strutturazione della società in termini di dare la possibilità ai soci, agli italiani interessati nel svolgere ricerca su malattia di Crohn e colite ulcerosa, gli strumenti necessari per poter appunto svolgere e finire la propria ricerca. Dal mio punto di vista cercherò di lavorare per coagulare sempre di più i vari ricercatori, perché dal mio punto di vista è la collaborazione che porta a risultati migliori. In particolare mi riferisco ai giovani. Punterò parecchio su loro perché possono portare idee nuove e fresche all'interno della società in termini appunto di ricerca, e così garantire un futuro che va oltre i prossimi 2 anni ma andrà verso 10, 15, 20 anni. Passiamo alla didattica, altro grande capitolo. La società scientifica deve naturalmente cercare di far crescere i propri soci, tenerli informati, tenerli aggiornati, eccetera. Cosa è stato fatto, dottor Rizzello, in questi 4 anni? In questi 4 anni noi abbiamo diviso la nostra parte didattica in 2 strutture diverse. Nella prima sono state prodotte delle linee guida secondo i tecnicismi più aggiornati, in modo da mettere a disposizione da parte per i clinici, mettere a disposizione degli strumenti che potessero essere utilizzabili. Dall'altra, tutti i corsi che sono stati fatti avevano l'obiettivo di far incontrare clinici di centri maggiori con clinici di centri a basso flusso, in modo da garantire al paziente un'omogeneità di trattamento, e in questo direi che abbiamo raggiunto anche qui dei grandi risultati. Professor Muzzi, guardando al futuro in termini di didattica, dove si può ancora migliorare, soprattutto quali sono i grandi bisogni che la ricerca rende appunto necessari in termini di formazione? La formazione non è mai abbastanza. Sarà orientata in primis verso i giovani, e a livello istituzionale faremo qualcosa proprio per gli specializzandi e neospecialisti interessati al trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Avrà anche un risvolto internazionale, in quanto continueremo a collaborare con altre 3 nazioni europee, come ogni anno abbiamo fatto e faremo nello svolgere un corso avanzato sulla didattica delle malattie infiammatorie croniche intestinali, e avremo, come tutti gli anni, un appuntamento verso fine anno in cui da un punto di vista formativo e di novità cercheremo di riunire tutta la comunità per lasciar conoscere loro
quelle che sono le innovazioni in questo campo che è sempre in continua via di sviluppo. Molto bene, chiudiamo con i temi organizzativi, no? La struttura della società, una società che sta evolvendo, che sta crescendo. Ecco, cosa è stato fatto in questi 4 anni da questo punto di vista? Ecco, noi siamo partiti come gruppo di ricerca qualche anno fa, ci siamo trasformati in una società scientifica con tutti i crismi. Abbiamo avuto il riconoscimento ministeriale perché il Ministero ci ha assegnato di coordinare sopra tutte le altre società scientifiche il tavolo tecnico per le malattie infiammatorie. Abbiamo avuto la possibilità di aprire una collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità sul tema delle malattie infiammatorie e quindi la società scientifica è diventata una realtà stabile, riconosciuta a livello anche delle istituzioni governative. Il passo che abbiamo iniziato è quello di andare verso altre soluzioni però che le dovrà affrontare qualcun altro. E a questo punto, non dico la patata bollente, ma invece l'opportunità passa al professor Armozzi. Cosa ci dice? L'opportunità e anche l'impegno. Cercheremo di mantenere tutto quello che è stato appena detto dal mio collega Fernando Rizzello, con in particolare un occhio di riguardo a livello delle istituzioni, a livello di Ministero e a livello anche dell'Istituto Superiore di Sanità, col quale abbiamo iniziato una collaborazione per poter istituire finalmente, dico finalmente, un registro per patologia per i malati di Crohn e di colite. Per quello che riguarda l'organizzazione interna della società sono stati fatti dei passi da gigante, siamo diventati società e non più gruppo di studio e quindi cercheremo di strutturare la nostra società in modo tale da poter garantire un futuro ancora più fiorente per quello che riguarda il fundraising e tutte le opportunità che poi noi daremo ai nostri soci per chi vuol fare ricerca o per chi ha bisogno di educazione, e quindi lavoreremo anche in questo senso. Per finire, cosa diciamo ai soci, dottor Rizzello? Un saluto, cosa gli possiamo dire? Rimanete sempre con i GBD, siate propositivi, dateci il vostro aiuto, tutti insieme sicuramente si può fare qualcosa di importante per la ricerca in Italia. Professor Armozzi? Per chi è interessato alle malattie infiammatorie croniche intestinali, i GBD credo sia il contenitore ideale. È una società che è diversa dalle altre, lo sappiamo tutti, non voglio stare qui a ricordarlo, e quindi stiamo tutti uniti e che miglioreremo tutti quanti e soprattutto garantiremo una miglior cura per i nostri pazienti.